Pronto, amore? Non ne posso più delle tue cazzate. Hai rotto i coglioni. Ma perché mi hai preso? Cerchiamo di vederci così almeno ne parliamo dal vivo, ok? Pronto? Tutto bene? Dimmi tu se va tutto bene. Cioè, mi chiami così poi mi attacchi il telefono in faccia. Adesso mi chiedi pure se va tutto bene. No. È tutto il giorno che non riesco a chiamarti. Scusa, ma quando è l'ultima volta che ci siamo sentiti? Ho deciso di fare questo video diario per non dimenticare quello che mi sta succedendo. Dai, sempre in ritardo, eh. Scusami. Whisky. La vita è una merda. Proprio come questo whisky del cazzo. Ehi, danne uno anche a lui. È proprio una brutta cera. Non ho passato una giornata semplice. Lo sai come mi sento io invece? Mi sento come una mosca in una ragnatela che non riesce a liberarsi. Il ragno si avvicina e più si avvicina e più diventa grosso. Tutto quello che ho me lo sono guadagnato anche a costo di sporcarmi le mani. Quando nel casino ci nasci, cresci convinto che prima o poi ne uscirai, ma il destino che hai in mano non si rovescia. E tu? Tu ci credi nel destino? Thank you.
Pino? Indovina. Sì, mi hanno presa, sì. Sì. Il colloquio è andato benissimo. No, ero agitatissima. Ah, quel ragazzo che ho incontrato al locale. Sì, mi ha chiesto di uscire. Sì. No, no, sembra carino. Ha gli occhi bellissimi. Ok. Va bene. Dai, ti racconto dopo. Ciao. Ciao. Io non ci ho mai creduto. E fino a poco tempo fa credevo di essere riuscito a svoltare. Ma mi sono addirittura sposato. Abbiamo una bambina. Chi l'avrebbe mai detto? Il male che ho causato è tornato indietro, moltiplicato. Ti starei chiedendo perché ti sto dicendo queste cose. Perché sono solo. Mi hanno incastrato. Finirò in prigione per il resto dei miei giorni. L'importante è che oggi tu sarai il mio destino. Oddio! Quando ero giovane la scelta era tra i soldi facili ed un lavoro onesto. Non mi resta che questo. Che cazzo fai? Te l'avevo detto! Oggi tu sarai il mio destino. Ho sempre scelto io. Oggi sarai tu a scegliere per me. Abbassa quella cazzo di pistola. Tu non sai che cazzo stai facendo. Abbassa la pistola. Cosa c'è nel mio futuro, eh? Cosa c'è? Guarda che non è così che risolvi le cose. Senti, io... Ascoltami, cazzo. Io ti capisco. Ma non è con una pallottola da testa che risolvi le cose. No, amico mio, tu non capisci un cazzo, tu non sai un cazzo. Ti sto dicendo di abbassare la pistola perché ha detto che devo decidere io, quindi abbassa quella cazzo di pistola! Dammene un altro.
Sono 2 settimane che non dormo. Le visioni si fanno sempre più frequenti, più vere. Io non... continuo ad avere in testa quel cazzo di numeri, sempre, sempre. 3, 9, 2, 1, 3, 9, 2, 1, 3, 9. Io non so cosa cazzo vuol dire tutto ciò, però sicuramente è qualcosa che va al di là della mia immaginazione. Altrimenti non... altrimenti è inspiegabile, no? È tutto così strano, tutto così irreale. Le ore diventano giorni, i minuti diventano secondi. Solo una cosa mi è chiara, però. Che con la mia ragazza... Sofia, il nostro rapporto ormai è andato. È tutto andato, tutto. Tutto il lavoro, le amicizie. Tutta puttana, niente. Non c'è più niente. Sto perdendo tutto. Ci sono così tante domande, cazzo. Tante. E non riesco a dare risposta a nessuno. Sono il signor Paolini, sono il direttore del personale della Arch & Co. Ah, sì. L'amministrazione ha deciso che si può fare a meno di lei. Marco, io ti capisco. Ci sono dei segni per scoprire come finirà tutto. Sì, ho capito, ma come cazzo faccio a comprenderli questi segni? A che cosa servono?